Ciao amici di Everyeye, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento video. Io sono Alessandro e sono qua con voi oggi per una cosa speciale, un po' particolare, diversa dal solito, ovvero un unboxing di una Collector's Edition particolarmente attesa ai PC Gamer per un gioco che è ormai imminente. Mancano infatti pochissime ore all'apertura dei server di questo titolo dalla forte componente online. Stiamo naturalmente parlando di Diablo 3 Reaper of Souls. Ecco, questa è la Collector che ci è appena giunta in redazione, pochi minuti fa, arrivata con il Corriere. È ancora infatti in cellofonata, come potete constatare voi stessi. Non siamo riusciti a non aprirla voracemente come avremmo voluto fare, quindi insomma abbiamo deciso di fare un video di unboxing per mostrare a tutti la bellissima Collector's Edition e l'incredibile contenuto all'interno, che come da tradizione Blizzard è veramente insomma, una Collector's ben confezionata e ben fatta. Qui dietro possiamo già appunto vedere i contenuti, che molti di voi già sapranno, anch'io naturalmente me l'ho già informato prima, o meglio già lo sapevo insomma dal suo annuncio, anche perché è una Collector's che attendevo con impazienza io stesso. Quindi insomma bando alle ciance, perché nonostante sappia già quello che c'è all'interno e nonostante lo sapete anche voi, non vedo l'ora di metterci mano personalmente. Quindi insomma vediamo subito cosa c'è racchiuso in questo cofanetto in cartone. Bene, eccoci qua. Allora, abbiamo già tolto la pellicola in plastica perché diciamo che con il nostro setup, con l'impostazione della telecamera e tutto, ci risultava un pochettino scomodo farlo in diretta, ecco, davanti appunto al video. Comunque insomma poco importa. Ecco qua la scatola in cartone, qua il foglio che c'era posizionato nella parte posteriore con appunto illustrati i contenuti dell'edizione speciale. Fortunatamente è volante, insomma non è incollato alla scatola, quindi non da fastidio, non rovina, ecco, la Collector's Edition viene via, naturalmente lo si può conservare come faccio sempre io. La scatola in cartone, non c'è niente da dire, insomma per come la vedo io è veramente impeccabile, come tutte le Collector's di Blizzard. È una tradizione quella di fare queste edizioni speciali in questi box in cartone, come appunto lo vedete qua. Quella di Diablo 3 era molto simile, anzi era identica nel taglio e nella forma, era bianca però di colore, ma anche le più recenti, comunque StarCraft piuttosto che World of Warcraft, ormai è una tradizione quella di utilizzare queste scatole in cartone così, come dicevo appunto elegante e soprattutto modesta nelle dimensioni, una cosa che io reputo ormai fondamentale, visto che insomma spesso ci sono delle edizioni da collezione così grandi che uno poi deve dedicare una stanza della propria casa solo per tenerci le Collector's Edition. Ecco, Titanfall sicuramente ci ha insegnato che spesso le Collector's Edition possono essere anche un po' troppo grandi. Quindi ecco qua, apriamo sfilando il coperchio e posizioniamo tutto per far sì che ci stia appunto e possiate vedere quello che c'è all'interno e quant'altro. Allora, ecco qua, prima cosa che prendiamo dalla Collector's è il CD con la colonna sonora, che è stato oltretutto localizzato anche in italiano nelle scritte e nel piccolo booklet che c'è all'interno, insomma con le varie informazioni. Ecco qua il CD, 22 sono le tracce, se non ricordo male. Esattamente, sì, 22 tracce per insomma un pezzo che senza dubbio farà la gioia dei fan e di quelli particolarmente affezionati alla parte artistica del gioco. È una cosa che effettivamente a me piace moltissimo. Secondo, abbiamo il DVD di gioco. Il DVD di gioco che ovviamente non apro perché c'è all'interno ancora il codice che non ho utilizzato, quindi vabbè, lo metto qua, lo utilizzerò poi dopo io. Oltretutto ci sono anche all'interno dei codici, sappiatelo, per delle carte speciali per Hearthstone Heroes of Warcraft, quindi quella lì poi li utilizzerò naturalmente per riscattare il codice e giocarci. Il DVD e il Blu-ray con il dietro, con i titoli quinti, con il backstage sullo sviluppo del titolo, una cosa che anche questa che a me piace molto. Poi quelli di Blizzard sono realizzati molto bene, e una cosa importante che a me piace tantissimo, che il produttore, insomma il colosso californiano, ha inserito appunto non solo il DVD nelle più recenti Collector's Edition, ma anche il Blu-ray, perché giustamente insomma ormai lo standard è quello dell'alta definizione del 1080p e mi sembrava giusto e corretto inserire anche appunto la versione appunto Blu-ray con il backstage. Anche qua c'è un piccolo booklet con all'interno qualche piccola info, mettiamolo qua. Poi c'è il mousepad di Consum Altael, molto bello, un oggetto direi più da collezione che altro, però ben confezionato, insomma sì, il gamer
medio o appassionato ormai utilizza mousepad un pochettino più grandi, però devo dire che è molto molto bello. E qui la mia parte preferita di ogni collectors, ovvero l'artbook. Qui come vuole sempre Blizzard, copertina rigida, pagine in carta patinata. Insomma, la qualità è veramente veramente eccelsa, come sempre. Naturalmente non voglio spoilerarvi nulla facendovi vedere l'artbook, però insomma, la qualità è veramente eccezionale come sempre. E questo va praticamente a concludere l'offerta interessantissima di Blizzard con la Collector's di Diablo Reaper of Souls. Non mi resta altro da aggiungere se non rimanete sintonizzati sulle nostre pagine, perché presto troverete anche la recensione e la videorecensione del gioco. Al momento però, se siete curiosi di approfondire, potete leggere l'interessantissima intervista a cura di Alessio Ferraiuolo, che potete trovare appunto già disponibile sulle nostre pagine, che abbiamo fatto qualche domanda al direttore artistico, il direttore creativo del gioco. Quindi insomma, non perdetevi anche l'occasione di leggere questa intervista. Con questo è tutto. Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine e a presto. Grazie mille. Ciao.